vi prego, spiegatemelo. Mi dovete togliere questa curiosità. Come si fa a non capire un cazzo di quello che si legge, tra parentesi, in un fumetto? Stiamo parlando del, che ne so, un manuale di IKEA, un manuale di diritto privato comparato. Stiamo parlando di un saggio filosofico, di un compendio di medicina. È un fumetto, è One Piece, dovrebbe essere molto facile capirlo. Però immagino, e sono un po' in imbarazzo per questo, imbarazzo per voi, immagino che sia molto difficile comprendere senza leggere. No, magari sento gli altri YouTuber, guardo due scan. Leggo in giapponese per fare il figo, no? Ma come si fa se non si ha, non si legge il fumetto, se non lo si compra, se non lo si acquista? Siete imbarazzanti, voglio darvi una mano. Ma guardate, so già che una mano, un aiuto da parte mia che non servirà a niente, come un medico che cerca di guarire un morto. Vi lascio qui sotto il link Amazon per comprare il manga, la versione bianca, la migliore. Ma davvero sono esterrefatto. Quello che ho letto riguardo questo capitolo denota una totale incapacità di comprendere quello che si legge. Guardate, siete imbarazzanti, ma siete così tanti ad essere imbarazzanti che voi non ve ne rendete conto tra di voi e magari trovate imbarazzante me. Io credo che quando uno è imbarazzante e non si rende conto di esserlo, e gli altri, io, uno come me, lo nota, esiste una parola. Come si chiama l'imbarazzo che io provo per qualcuno che dovrebbe essere imbarazzato ma non lo è? Cringe, voi siete cringe. Siete cringe. E io sono meglio di voi, io sono il profeta, il grandissimo del livello. Le mie live di One Piece sono le migliori del mondo. Ora le ho viste un po' tutte, le migliori del mondo. Vi preparo le slide, cerco di analizzarvi attraverso i collegamenti, cerco di farvi delle letture narratologiche, di disegno, tutto, e voi non capite. E sapete perché ho la matematica certezza di essere migliore di voi? Io sono migliore di te, io sono il profeta e tu no. Sai perché? Sai perché io sono qui e tu stai lì a rosicare come uno zoriano che vede Apu ancora in piedi, che fa danni ad Onigashima, ma non l'avevo one shottato. Sai perché io sono meglio di te e tu stai lì a rosicare? Sai qual è la differenza? Scommettiamo? Scommettiamo una cosa? Ma tu lo compri il manga di One Piece? Lo compri il manga di One Piece? È ovvio che se tu non paghi qualcosa come un manga, come un albo, tu non gli dai valore. Io ho una cosa per cui spendo soldi, me la leggo, me la rileggo. Me la ricordo, dimostro di apprezzare quello di cui parlo. Per te è un passatempo, per me è un apprezzamento, una passione. Capisci la differenza che intercorre tra la grandezza del profeta e la bassezza di te che sei lo sfogliatore di scan? Se sfogli le scan, già saresti a un livello superiore a quelli che guardano l'anime. A quello che guarda l'anime, proprio stiamo parlando della coglionaggine spalmabile. Zitto, quando io parlo, tu stai zitto e mi ascolti perché ti fa solo bene. Lo so che è dura, lo so che un po' di rosicamento esce fuori, ma non ti preoccupare, sono qui per te. E oggi faccio questo video perché purtroppo questo sabato, sapete, ogni sabato alle 9:30 io faccio la miglior live di One Piece della community mondiale. E questa sera purtroppo non posso esserci, sono fuori, sono dalla mia ragazza. E allora ho pensato di fare questo video perché non devo lasciarvi soli. E non so se recupererò la live che non faccio questa sera la prossima settimana. Vedrò magari cosa accade qui nei commenti. Vi avviserò come sempre nelle storie di Instagram. Magari domani, che domenica, potrei fare una diretta Instagram per vedere un po' cosa ne pensano le persone normali, quelli che come me danno valore a quello di cui parlano, perché pagano per avere un prodotto a cui poi tu stai dando un valore. Quei 5 euro, 4,30 euro, io li spendo perché non voglio essere come te. E allora il mio compito è questo, spiegarti quello che tu hai sfogliato, che non hai compreso, che vivi come a sé stante. Non lo colleghi a tutto quello che è successo prima, i dialoghi, i personaggi, i rapporti. No, tu vivi quel momento perché tu sfogli, non leggi. E
È un atto sciatto il tuo, il mio è un atto di venerazione per le Ciro Sensei che mi ha nominato suo profeta, di cui ormai riesco a prevedere tutto. E allora ti spiego l'importanza di questo capitolo e di come in questo capitolo si capisca quanto Sanji è vicecapitano e quanto è protagonista di un intero manga. Perché ricordiamo, il manga ripete in maniera ridondante tre, quattro valori: la libertà, il concetto di famiglia che non è per forza quello di sangue, il razzismo, e poi c'è il cibo come elemento salvifico e il rispetto per le donne. Tant'è vero che Oda, quando c'è un'occasione speciale, la giornata mondiale sulla fame del mondo, la giornata contro la violenza sulle donne, è l'8 marzo, l'1 marzo uscirà su Manga Plus questo capitolo, l'8 marzo è la festa per noi occidentali, non so se anche in Giappone, della festa della donna, a chi affida l'autore i messaggi per questi eventi, i messaggi morali, non solo per questi eventi che sono anche i messaggi morali di Oda stesso, a chi li dà? C'è gli Enami, Robin, Brooke, Chopper, Zoro che ha tenuto in vita Scratch Manapu, no, li dà Sanji, perché è uno dei personaggi che lui cura di più, che è più complesso, con cui cerca sempre di stupire e fare cose nuove. Già l'originalità di un cuoco guerriero che combatte col savate solo coi calci, che ama le donne, cavalleria pura, che non combatte con le mani perché altrimenti si possono danneggiare per quanto riguarda la cucina, incredibile. Ma già la saga stessa di Wano è una dichiarazione d'amore al personaggio di Sanji. È Sanji che trova il samurai, è il samurai che si inchina a Sanji e gli dice: sarò riconoscente per tutta la vita. È Rufy che dice: noi adesso dobbiamo intraprendere questa missione perché Sanji si è preso in carico il samurai. È lui che converte i nemici. Anche i samurai, quando mangiano, gli saranno riconoscenti. Il cibo salvifico, Sanji che converte i nemici, una cosa incredibile. E in questa saga, non solo il tema è il cibo. Le persone non possono mangiare, tutto nasce da una promessa di Rufy a Tama che vuole mangiare il riso. Tama l'ha ribadito qualche capitolo fa: voglio liberarmi di Kashiwa per mangiare il riso. E l'ex padrone di Wano, re, adesso non so il termine tecnico, Oden, il nome di un cibo. Vi ricordate, Sanji doveva essere chiamato Naruto, poi uscì Naruto, quindi Naruto e la rotellina che si interrama, entrambi dovevano essere col nome del cibo, ma a Sanji perlomeno è rimasta la rotellina che rappresenta il ramen. Entrambi cuochi, incredibili, uno sulla ciurma di Gold Roger, l'altro sulla ciurma di Rufy, entrambi con una particolare attenzione alle donne. Quando salvò Tokyo, ho sentito una donna in pericolo, dice Oden, nella stessa frase di Sanji. Una saga Sanji-centrica in un modo formidabile. E poi Sanji salva Momonosuke in questa battaglia, che era importantissimo. E allora cerchiamo di capire. Cerchiamo, io ho capito, voi no, e allora vi aiuto. Perché Sanji in questo capitolo è incredibile, è risolutivo. È colui che si è preso sulle spalle il compito, il ruolo di vincere la battaglia di Onigashima. Sopra sul tetto stanno giocando con gli imperatori, stanno battendo gli imperatori, ma che ci viene detto? Ci viene detto che non basta battere un imperatore per vincere la battaglia di Onigashima, si deve vincere sotto gli imperatori quella battaglia. E chi si è preso il carico di tutto questo? Sanji. E voi avete capito cosa ha fatto Sanji in questo capitolo? Forse vi è sfuggito. L'avete preso in giro, no? Come fanno gli altri personaggi che hanno una visione solo un centimetro davanti a loro, no? Gli alleati di Kid, i nemici. Anche lì le sguatterine di Black Maria si aspettano che lui faccia qualcosa, invece non è così. Guarda un po' la giornata dell'8 marzo, vabbè. Sanji con una sola mossa risolve la battaglia di Onigashima. Qual è i due grandi vantaggi che ha avuto fino adesso il nemico? Non la forza, sono delle pippe allucinanti. Sono il numero e il possesso di capacità di comunicazione tra di loro e di spionaggio. Sapere dove si trovano i nemici e comunicare tra di loro per andare a mettere le giuste pedine dove ci sono è stato un grande vantaggio per il nemico. Sanji urla: Robin, vienimi a salvare. Ma Sanji, mica è fesso, mica è Zoro. Sanji l'ha sentito quello che gli ha spiegato Black Maria. Parla qui, ti sentiranno su tutta Onigashima. E capisce che quella con gli occhi serve a comunicare tutto quanto. Lui grida in modo che tutti quanti sappiano che sono sotto osservazione. Yamato sgama uno dei robottini
utilizzato per lo spionaggio sull'isola di Onigashima proprio perché sente la voce di Sanji che esce dall'occhio che ha addosso. Quindi Sanji in una mossa risolve. Innanzitutto dice: ehi, alleati, amici, attenzione che siamo osservati. E quindi se trovate questi comunicatori, fermateli. E inoltre riesce a comunicare a Robin dove si trova. E perché è così importante? Ora, io non so se Sanji con l'Haki dell'osservazione sappia esattamente più o meno lo schema che si sta combattendo a Onigashima, dove Robin, Kokiko, Brook, Jack, Queen, King e tutto quanto. Ma Sanji, dichiarando dove si trova, può avere Robin in un posto che lui valuta gestibile da Robin e da Brook. Lui valuta che i poteri di Robin siano gestibili in quella situazione, perché forse ve la siete scordati. Io faccio quello che tu non puoi fare, tu farai quello che io non posso fare. Sanji sapeva questo, lo capisce, lo intuisce. Innanzitutto sa per certo che vogliono andare a uccidere i samurai che sono sotto il terzo piano, sotto Black Maria. Quindi se Black Maria uccide lui, poi ucciderà i samurai. Ed è un bel problemone, visto che questa è la battaglia dei samurai. Inoltre uno come Sanji, che in 2 secondi, in ogni situazione, capisce quello che deve fare, cosa sta succedendo, qual è la situazione, capire il contesto in 2 secondi, sa che Robin è importante per Kaido. E allora è meglio che Robin stia in giro per Onigashima osservata dai topolini, dove Kaido e King li possono mandare chi dicono loro per fermarli, oppure è meglio che sia in un posto che lui sa che Robin può gestire e che può aiutarlo e che lui potrà andare anche dai samurai e fermare Jack. In una sola mossa ha risolto 5 situazioni, Sanji. Avete visto come si legge questo cazzo di fumetto? Visto, sfogliatore di anime. Ovviamente, lasciamo stare il valore che ha usato Oda per ridare spessore a una Robin che era rimasta un po' dietro le quinte. Sanji. Sanji gli dà l'occasione a un personaggio di riacquistare spessore. Bellissima la sua entrata in campo. Bellissime le sue frasi. E l'avete capito che Robin ringrazia Sanji per quello che ha fatto? Si è fidato di lei, ma attenzione, ci risiamo. Qui stiamo parlando anche di un personaggio che è il più sfaccettato di tutti di Mugiwara, Sanji, che lui non combatte le donne, non attiva l'haki dell'armatura per paura di far male a un nemico, perché gli è stato insegnato così, gli è stato inculcato a suon di calci. Ve lo siete dimenticati il manga, lo dice Sanji. E allora, secondo voi, lui potrebbe morfare un nemico per salvarsi la vita? Ma questo non vuol dire che la sua cavalleria si sia fermata, quella e basta. Lui è maturato, la saga di The Wacky Island l'ha fatto crescere ancora di più, ha sfumato ancora di più il suo valore. Io sono un cavaliere perché mi è stato insegnato così, perché mia madre, mia sorella, va bene. Ma io non sono cavaliere perché ritengo le donne deboli, ma perché ritengo che un uomo non debba toccare una donna. Perché è madre, perché la donna è madre, perché la donna è vita. Perché un uomo si deve comportare così, ma non perché le donne sono deboli. E mentre Oda fa vedere come tutti quanti si aspettano una frase figa da bambino che non è in grado di arrivare a un compromesso, lui decide di sì, mi salvo la vita perché sono fondamentale per andare a salvare i samurai, qui posso controllare Robin, allora Robin vieni, salvami. E guardate, è Robin che lo ringrazia. E dice: ti sei fidato di me perché Sanji crede nella forza delle donne. Lui non picchia le donne, lui crede che gli uomini non debbano picchiare le donne, ma perché è così? È quasi una re regola atavica, non dipende dalla forza o dalla debolezza. Ma che vi sto a spiegare? È talmente lapalissiano, è didascalico Oda. Cioè, Robin si gira, lo ringrazia per far capire che Sanji ha fatto la cosa più figa, che ci si può, diciamo così, umiliare, si può sembrare meno uomini perché si agisce con piangendo, gridando, facendosi salvare. E no, le principesse non sono quelle Disney, ci sono, le principesse possono essere anche Robin, e non sono manco principesse, sono guerriere. Ma Oda, che ha reso uno dei pirati più forti del mondo, è donna. Anche nella flotta dei 7 c'è Boa, incredibile. Penso di aver spiegato il possibile. Io non so se farò appunto domani live su Instagram, ma e non so se recupererò questa live.
In generale, vi invito solo a recuperare l'approfondimento mio di Gualtiero e Caverne di Platone sulla principessa Mononoke e di recuperare la mia classifica delle 10 serie TV del 2020. Tutte qui su Redazione Sottocultura. Un bacino a voi stupidotti.